Fa male vedere Mourinho che corre verso la curva sud. Fa Ah, male a tutti. come ho Ti sei già abituato a fatto vederlo alla Roma. a Dai, dici. dimenticarmi. Dici un po'. Allora, sono sincero. Io ogni volta che vedo lui, Vi rode che sia andato, ogni volta che andato vedo là, lui che era sembra che roba vedo, vostra. la mia ex fidanzata che non ho mai dimenticato. È vero, se andava alla Juve sarebbe, era peggio, se andava al Milan era peggio, però io vederlo correre sotto la curva sud, mi viene in mente quella volta che correva al Camp Nou col Barcellona, dito esatto. alzato nella semifinale di Champions, vedere Ragazzi. che fa con gli altri le cose che una volta faceva con me, un pochettino È mi dà geloso. fastidio, mi urta, C'eravamo un tanto po' mi amati, urta, un po' mi urta, lo ammetto, lo ammetto. c'eravamo tanto amati. Come una bambina sconsolata con il suo pupazzino, Camilla. Beh, No, anche niente lì di le mio può vedove, essere ci sono giallo-rosso, già le vedove scusa. di Inzaghi No, lì. povero Willy, dai. Dopo, ci sono già le vedove di Inzaghi dopo 3 partite. A Sarri bisogna dare tempo, dato che altre squadre non gliel'hanno dato, secondo me, no? Ma Però ieri sicuramente, partita a ma ci si mette senso unico. veramente tanto a prendere gli automatismi di Sarri. Poi abbiamo avuto le prime due partite che non voglio usare il termine squadrette, però dai, comunque sulla carta erano veramente molto facili. Poi il Milan, secondo me Sarri non se l'ha proprio studiato bene, ma intendo proprio a livello di modulo, perché non puoi giocare quel modulo lì contro il Milan. Il Milan, ha puntato molto sulla marcatura del nostro centrocampo, che è praticamente il cardine di tutta la squadra, quindi quando non arriva la palla in centrocampo non succede praticamente niente. Infatti si è visto perché abbiamo avuto forse Sì, credo un'occasione. un'occasione, la Lazio praticamente non ha Apro una mai. parentesi e la chiudo subito. Camilla molto più competente di Beh, Gadoli, su questo non c'era, su molto, questo molto avrei più dubbi competente di ancora, avrei dubbi Gadoli, ancora. Cioè, la No, marcatura del nostro l'ha centrocampo, ribadito, vedi? l'ha Io ribadito. dico che la Camilla Cioè, è molto. quando parla Camilla sembra di sentir parlare Paola Ferrari, no? Quando parla Esatto. Gadoni sembra uno sbronzo al bar, Sembra capito? esatto, Tra l'altro la Camilla è anche diversa da me. Roba. Oh, Sì, lo spero. Direi, Così, così. senti, ma. La politica del Milan di non cadere in certi discorsi al rialzo sui rinnovi dei giocatori, credi sia il modo giusto per cominciare ad attuare un calcio economicamente più sostenibile o è solo un'enorme mancata entrata economica per i rossoneri? No, e allora creare il calcio sostenibile ha bisogno di tante altre cose, il calcio, per essere sostenibile, però questo è un ottimo inizio. Io sono contentissimo di quello che ha fatto il Milan, perché da quando c'è la legge Bosman nel 95 i giocatori hanno molto troppo potere. Gaddo, cosa Gaddo, fai? niente. Cosa stai facendo? Mentre Stefano fermi risponde, tutti, fermi. sto rispondendo seriamente No, a ragazzi, chi mentre scrivi, Stefano. parateci non c'è più, parateci non Mentre c'è più. Stefano risponde alle domande, c'è Gaddoni che ordina su Glovo, Esatto, incredibile. che Cosa stai ordina su facendo? JustEat, cosa Cosa fai? Non stai rispondi. Esiste anche il rosso. No, purtroppo no, purtroppo no. Anche te Simba ci sei la prossima, no? Purtroppo no, c'è Semprini, quindi figurati. No, dicevo, completo la risposta, no, sono molto contento perché, Luca, lo chiedo anche a te, che sei l'unica persona seria, là, insieme a Seba della Sì, compagnia. dimmi. No, non si può fare i bancomat dei procuratori tutte le volte, no? Cioè, è stato un anche perché il Milan non ha bisogno di No, individualità. È un gruppo, è una squadra e va avanti io anche sono senza. d'accordo con il tuo discorso, però la situazione che sì, in questo momento, diciamo che sta andando nella direzione di Calhanoglu e di Donnarumma, cioè per il Milan è vero tutto quello che hai detto tu, però Sì, che perdere sia già un'altra cosa. eventualmente anche che sia zero, dopo aver perso zero, Donnarumma e Calhanoglu, cioè, sono tre giocatori che messi insieme fanno un valore Sì, di quasi 200 milioni, diciamo che Yeboah Calhanoglu Burdel. ha giocato bene un anno su quattro, sono Sì, ma molto cioè, convinto di questo perché lo vedo sempre il sono Milan, anche mancate entrate. però che sì, alla Gazzetta, poco tempo fa, tu ricorderai, disse sono il presidente, rimarrò di sicuro, eccetera. Quindi sono in attesa Disse di anche vedere appena quello che torno dalle succederà. Olimpiadi sistemo Sistemo tutto. tutto, Le quindi Olimpiadi sono finite. sono le stesse cose che si dicono sempre, io diffido sempre, ve lo dico Sì, anche in quando camera, ci di sono i soldi. innamorarvi dei giocatori. Prende, non fate come Mastrangelo che mette il nome di Correa, metteteci il vostro nome sulle maglie, capito? Perché se poi, eccolo, così ti ho No, no, dato ma un altro momento tu di hai detto una gloria. cosa giusta, però la verità è che se continuate a fare questa politica, che beh, può piacere,
però continuate a vincere, ragazzi, quello ma, che avete vinto negli ultimi ma c'hai 190 milioni di rosso pure tu, non puoi spendere quello. Ma lui ricapitalizza cosa gliene frega. Tanto ricapitalizzano 400 milioni adesso a posto. Però se stavamo bene, ti dico come succedeva. Non si può se più stavamo bene, cifre. Donnarumma la prendeva la Juventus perché era già promesso la Juventus, oggi lo prendeva la Juventus, noi vincevamo. Prendeva tu, Camilla, prendeva tutti la Juventus. Tutti. Infatti, il fatto di aver preso Ronaldo ha poi un po' ridimensionato la Juve. Bene, il calciomercato è finito, dimmi Seba. No, adesso io credo che al Milan non mancano i fondi per... Più che altro sta facendo una politica diversa da tutte le altre società. Io sono contento. Poi comunque i soldi li ha spesi, perché tra gli scatto di Tomori, gli scatto di Tonali, Brian Diaz, eccetera. Va Quindi bene. Se uno non se la merita, che vada pure.